Ciao a tutti, mi sa che da un po' che non ci sentiamo, vero? Lo so che la maggior parte di voi è incazzata con me perché non mi sono fatto sentire in questi mesi. Ferdinando e Giorgia soprattutto, scommetto, vero? E adesso come ve lo dico? Vabbè, ve lo dico. Ragazzi, sono in Russia. E in Russia fa freddo pure a maggio, come potete vedere. Ma freddo, eh? Che ci faccio qui? Bella domanda. Allora, innanzitutto ho deciso di mandarvi questo video messaggio perché c'è il fuso orario e poi acchiapparvi uno per uno è difficile. E poi sappiate che mi trovo a San Pietroburgo, che è una città bellissima, ma proprio di quelle che non ti fa più andare via. E infatti mi sa che mi hanno preso proprio in parola, perché sono proprio rimasto bloccato in Russia. Eh sì. Hanno chiuso le frontiere per colpa del virus. Non ci sono più voli né da né per l'Italia. Ma io non mi sento prigioniero qui. Cioè, non mi sento in gabbia qui come a Roma. E il motivo si chiama Yelena. Smettete di fare quelle faccette perché le conosco benissimo. Ci siamo conosciuti circa 6 mesi fa. Io ero distrutto, avevo appena staccato dal lavoro al ristorante, mi stavo fumando questa sigaretta nel vicoletto dietro e me la vedo arrivare. Ma bella, bella, bella. E mi chiede le indicazioni in inglese per andare sul Gianicolo. Capirai, ho preso la palla al balzo e le ho detto che l'avrei accompagnata io. E lei, senza fiatare, sale sul motorino, mi guarda con questi occhi, si mette il casco e mi sorride. E poi via! Siamo andati sul Gianicolo. E poi da lì da cosa nasce cosa, battuta dopo battuta, alla fine abbiamo passato la giornata insieme. Tanto io avevo staccato, lei stava in vacanza e le ho fatto vedere tutto quello che amavo di più di Roma. E poi verso il tramonto ci siamo trovati sul Pincio e ci siamo guardati. E che fai? La baci e l'ho baciata. Lo so, non è da me, Gio. Infatti, io scappo sempre, da tutto, ma sempre. Però che ti devo dire, era tutto così perfetto, cioè sembrava di stare in un film. Da un momento all'altro mi immaginavo qualcuno che ci interrompesse e gridasse stop, buona! E invece non ci ha interrotto nessuno. E io non lo so quanto tempo ha continuato questo bacio, però io so solo che quando ci siamo guardati negli occhi io l'ho proprio sentito. Cioè, Ferdinando, hai proprio ragione, lo senti proprio quando è la donna giusta per te. Poi mi ha sussurrato qualcosa all'orecchio in russo, io non ho capito, ovviamente. Mi ha sorriso e mi ha trascinato via. E un attimo dopo mi sono ritrovato nel suo Airbnb. E siamo stati insieme tutta la notte. Ora io vorrei poter dire che ho fatto la figura del Latin Lover, ma in 2 giorni avevo lavorato 20 ore, quindi vabbè, ci ho provato. E poi abbiamo passato tutti gli altri 3 giorni insieme. Sono stati perfetti. Poi però è ripartita per la Russia. E quindi fine del sogno, direte voi. Ciao, da Svidania. E invece no. Mi ha messaggiato, mi ha mandato foto, perché gli ho proposto delle videochiamate. E prima una sera, poi 2 sere, poi 3 a settimana. E alla fine tutte le sere lavoro permettendo. È per questo che non sono uscito le sere con voi, capito? Perché stavo sempre in videochiamata con lei. Lo so, avrei potuto dirvelo. A voi poi. Però, da una parte sapevo che non mi avreste fatto partire, visto quanto c'ero stato male con Alexandra quando ero in corsa fino a Berlino. E dall'altra. Dai, la cosa era incredibile, cioè tenere in piedi questa storia tra Roma e San Pietroburgo con delle videochiamate, cioè, mi sentivo un deficiente. E poi dall'altra, io questa cosa volevo difenderla. E così ho fatto. Ed eccomi qui. Solo. Sì. Solo. Ma non per il motivo che pensate voi. 3 settimane fa ho tentato di contattare Yelena, ma
ma non mi ha risposto. E così ho fatto nei giorni successivi, ma non mi rispondeva mai. Stavo iniziando a preoccuparmi quando ho ricevuto un messaggio di Anatoly, che è suo fratello, che però non ho mai conosciuto, ma del quale mi aveva parlato. Messaggio nudo e crudo. Com'è la verità, no? Yelena ha preso il meme 39 e ha dimenticato tutto, anche di me. Lo so, viene da sorridere. Cioè, se uno ci pensa, ammazza che sfiga, no? Infatti è quello che ho pensato pure io. Però poi ho pensato a tutte le emozioni che mi avevano portato qui a San Pietroburgo, a tutto quello che mi aveva fatto sentire davvero vivo. E lo sapete che c'è? C'è che io non mi pento di nulla. Io rifarei tutto di nuovo. Una volta mi ha chiesto: che cosa faresti per amore? Ti ricordi, Simona? E io quella sera non ho saputo risponderti. Ora lo so. In quarantena ho avuto modo di leggere molto, riviste scientifiche non su questo meme 39, e molti virologi sono positivi sul fatto che si può recuperare la memoria. E io non è che ci spero, io ci credo davvero, anche se per ora mi guarda come se fossi uno sconosciuto. Io l'ho vista in faccia questa malattia. È indescrivibile. Cioè, ti strappa i ricordi uno dopo l'altro. E infine quella luce che uno c'ha negli occhi si spegne. Divora tutto. E ha divorato anche i nostri giorni insieme. E alla fine sono rimasto l'unica memoria di noi. Ma io lo so che guarirà. Lei deve guarire. E quando tornerà a guardarmi come so io, le dirò questo. L'ho imparato il russo. Spero di avere una pronuncia decente. Panimani e Ilyubov, Vasmozhna, Adno i Toje. Потому что ничего вы узнаете без любви, а с любовью вы узнаете много. Я люблю тебя, Елена. Я надеюсь, однажды ты вспомнишь меня. Я никогда не забуду три самых прекрасных дня в моей жизни. Che in italiano significa in sostanza, l'amore e la consapevolezza forse sono la stessa cosa, ma senza l'amore non conoscete niente. Invece con l'amore conoscete molto. Ti amo, Elena. Spero che tornerai a ricordarmi. Io non dimenticherò mai i nostri giorni passati insieme. Vorrei potervi abbracciare uno a uno, ma non sarà così. L'altro giorno è riuscita a recuperare un barlume di lucidità, si è avvicinata e mi ha sussurrato: Yellow Beauty, via. Ti amo. E così ho deciso. Io non posso andarmene via. Resterò qui, anche quando apriranno le frontiere, ad aiutarla, a sostenerla, per recuperare la memoria. E ce la faremo, insieme. Lo so che molti di voi adesso mi staranno guardando come se mi fossi autocondannato alla sofferenza. Allora vi risponderò come il più grande scrittore russo. Che poi è morto anche in questa città. Alle volte l'uomo è straordinariamente, appassionatamente
innamorato della sofferenza. Mancate tutti da morire. Vi voglio un bene nell'anima. Al mio posto è qui, accanto a Yelena, e io non scappo più.